Qua c'è stata una determina, diciamo, provvisoria perché si aspettano ancora la regolarità contributiva sia di INPS che previdenziale. Noi l'iniziativa promossa da Confesercenti non è stata ammessa e contro questa decisione inizieremo una battaglia che sarà una battaglia sia legale, con un ricorso amministrativo, ma anche una battaglia politica perché vogliamo rendere noto a tutti sia le motivazioni che hanno portato a questa esclusione e anche alle modalità con cui ci si è arrivati. Avevamo presentato un progetto di 2.100.000 euro che erano delle somme in questo momento di difficoltà che gli imprenditori di Terni mettevano a disposizione della città per migliorare la qualità imprenditoriale con tutta una serie di eventi pubblici che erano collegati al nostro progetto di centro commerciale naturale. Tutto ciò viene in qualche modo sprecato ed è uno spreco appunto non tanto e non solo per questi imprenditori, ma anche per la città di Terni che riteniamo che sia ingiusto e che non ci possiamo permettere. Ci sono le condizioni per ricorrere rispetto alle determinazioni della regione e seguiremo questa strada, ma certamente non ci fermeremo soltanto al Tribunale amministrativo.